a scaffate siamo entrati prima di emozione, tra virgolette, abbiamo giocato piatti e se giochiamo piatti non riusciamo a giocare. Dobbiamo mettere l'intensità emotiva per tutto quello che facciamo in settimana. Sicuramente ci è servito da lezione, scafatico, non ci è servito Pistoia in casa. Penso che adesso l'abbiamo capito e abbiamo un'ottima prova domenica prossima a San Severo, che è un campo molto difficile. Direi che abbiamo giocato bene, molto aggressivi, dall'inizio alla fine senza pausa. E loro di fronte alla nostra intensità si sono trovati un po' in difficoltà. Abbiamo avuto buone scelte in attacco, muovendo la palla, e quando giochiamo poi tosti in difesa come abbiamo fatto oggi, possiamo correre anche il contropiede, diventa dura per le altre. Ma direi che abbiamo da lavorare molto, siamo un gruppo in costruzione, ma sono convinto che possiamo fare bene, perché il livello del campionato è molto, molto equilibrato. Quindi con due vittorie puoi essere primo, ma se ti rilassi un attimo vai sotto. Quindi noi dobbiamo lavorare forte ogni settimana cercando di migliorare. Quest'anno poi con il fatto che non c'è la prima che va su, bisogna arrivare il più pronti possibile in fondo, e noi è quello che stiamo lavorando giorno per giorno. Per vincere soprattutto in trasferta e diventare una grande squadra bisogna avere forte tenuta mentale che va allenata. Si allena prendendo anche delle batoste, l'importante è non commettere gli stessi errori. Quindi da questo punto di vista sappiamo di dover migliorare e ci lavoriamo ogni settimana. Direi che siamo un ottimo gruppo e questo è l'importante, penso si vede anche in campo, tutti pronti a sacrificio, c'è chi gioca più, chi gioca meno, ma poi durante la settimana sempre pronti a lavorare forte, questo è fondamentale. Penso che lo si veda anche dentro il campo, sia nel bene che nel male, perché poi anche quando giochiamo male andiamo tutti giù, perché noi dobbiamo essere indennessi e dobbiamo riuscire a venirne fuori. E questo penso che è una cosa, quella cosa che dobbiamo migliorare di più.